piace la nuova squadra, la nuova formazione della Fortitudo di quest'anno? Sì, li conosco da poco, però già dalle prime partite vedo che, diciamo, promettono bene. Hai già visto loro allenarsi? Sì, gli allenamenti, gli amichevoli. Secondo me quest'anno sarà una stagione bella. Cosa ne pensa della nuova formazione della Fortitudo di quest'anno? Ma di quello che ho visto penso che sarà un buon campionato. Sono giovani che pieni di voglia e di speranze di arrivare, sono all'apice della carriera e sicuramente faranno bene. Giocatori non li conosco esattamente uno per uno, ma penso che sono tutti di buon livello. Hai visto i giocatori allenarsi? Cosa ne pensi? Ora, io ho visto che tra gli acquisti c'è stato uno dei giovani che è anche stato mio amico, Ruben Zugno. Ai tempi giocava per Caltanissetta ed è stato molto molto bravo ed è anche un ottimo giocatore in ruolo di guardia e play. Penso sia anche un ottimo acquisto Cannon e poi gli altri purtroppo ancora non ho avuto modo di vederli a pieno, però penso che siano degli ottimi acquisti. La dirigente è stupenda e la società è fantastica. Veramente una famiglia incredibile. Un grande tifoso della Fortitudo, dottore Fontana, buonasera. Buonasera a voi. Un pensiero relativamente a questa serata e alla nuova formazione. Li ho visti giocare a Caltanissetta, mi pare che abbiano davvero lo spirito che voleva riformare il presidente Moncada, quindi mi pare che ci siano migliori auspici. Penso che possa essere anche quest'anno una bellissima cavalcata. Chi è il giocatore chiave quest'anno secondo te? Ma secondo me quest'anno potrebbe fare una buona figura Zugno, e ha trovato, già l'anno scorso aveva trovato posto come sostituto di Piazza, quest'anno penso che con un po' più di fiducia possa veramente fare la differenza in campo. Ti piace la nuova formazione di questa nuova stagione? È una formazione interessante perché stiamo parlando di giocatori anche molto giovani. Il presidente e il direttore sportivo hanno mirato appunto a cercare giocatori che potevano ancora crescere, quindi penso che può essere una buona scommessa. Ma sicuramente siamo una squadra abbastanza giovane, abbiamo tanta voglia di fare, di metterci in mostra. All'inizio magari troveremo un po' di difficoltà, ma sono fiducioso. Cioè, c'è un bel gruppo e ci troviamo tutti bene insieme. Buonasera, sono con il presidente. Buonasera. Quali sono gli obiettivi della nuova stagione? Quest'anno abbiamo un pochettino rivoluzionato tutto il gruppo. Negli altri anni abbiamo giocato sempre con un gruppo abbastanza omogeneo, non abbiamo cambiato tantissimo. Quest'anno abbiamo voluto iniziare di nuovo un nuovo ciclo con tantissimi giovani e ovviamente quando si inizia così è sempre un'incertezza dichiarare un obiettivo. Ovviamente noi, come gli altri anni, miriamo a raggiungere i playoff, speriamo, ecco, che questo sia il risultato che ci meritiamo, ecco. In bocca al lupo allora per l'inizio di questa nuova stagione. Grazie tante, grazie a voi. Sono in compagnia del mister, buonasera. Buonasera a voi. Intanto in bocca al lupo per l'inizio di questa nuova stagione. Grazie, crepi il lupo, questo o viva il lupo a seconda delle teorie nuove o antiche, però l'importante è, ecco, che l'augurio ci aiuti ad affrontare questa stagione che sarà difficile e sarà impegnativa, una squadra molto giovane, ma che ci auguriamo proprio per questo possa darci anche grandi soddisfazioni, perché ogni risultato conquistato con dei giovani, con il frutto del lavoro, dà poi ovviamente un grande riscontro positivo. E quali sono gli obiettivi di quest'anno? Ufficialmente, e lo dichiarerò per tutto l'anno, salvarsi, nel senso che dobbiamo prima di tutto garantire ad Agrigento di avere la Lega 2 anche per i prossimi anni. Cerchiamo di salvarci ovviamente nel modo migliore possibile. Se vuol dire qualcosa, il modo migliore è qualcosa in più, ben venga, vorrà dire che saremo stati particolarmente bravi, però quello che è proprio il must della stagione deve essere ottenere prima possibile la salvezza. Grazie e rinnovo i miei auguri. Grazie a voi, buona serata. Direttore Domenico Vecchio, cosa ne pensi della nuova formazione di quest'anno? Ma devo dire che è una bella scommessa, perché ci sono tanti giovani, tanti giocatori che si vogliono mettere in mostra, che vogliono dimostrare di valere questa categoria. Molti di loro non hanno mai giocato in A e per loro è la prima volta e quindi sicuramente hanno voglia di restarci in questa categoria e quindi di dimostrarlo. Saranno poi i risultati naturalmente
a farci capire se questa squadra è pronta, però in passato la Fortitudo ci ha abituato a delle scommesse di questo tipo. Io penso per esempio a Fabio Mian, che è stato uno dei protagonisti della Fortitudo, dei giovani della Fortitudo negli anni passati, che poi ha conquistato anche la maglia della nazionale. Ci auguriamo che tanti di questi giovani quest'anno possano avere questo exploit e possano dare risultati alla squadra e nello stesso tempo crescere loro professionalmente.